Buonasera e ben ritrovati con la seconda edizione di Sport Today. Oggi ripresa degli allenamenti a Casteldebole, precedentemente anche la presentazione di Riccardo Calafiori. È stata l'occasione per fare il punto sul mercato che si è concluso con Marco Di Vaio. Sentiamo. Complicata perché si sono verificate delle situazioni inaspettate in un momento di mercato che era agosto, dove è veramente difficile e puoi sbagliare sempre di meno perché non hai tempo per recuperare, quindi tante situazioni che si sono verificate ad agosto, come le due vendite, come la partenza di Marco, hanno complicato notevolmente il nostro mercato e le difficoltà nelle trattative di portarle a chiusura. Per gli interlocutori che abbiamo trovato davanti hanno allungato un po' i tempi e quindi ci hanno lasciato molta incertezza. Però alla fine siamo soddisfatti per il risultato che abbiamo ottenuto da questo mercato, però è stato molto difficile. Muro, perché dalla Turchia vi hanno chiesto Moro? Non ce l'hanno, direttamente no, ci sono dei rumors, assolutamente, però andiamo avanti per la nostra strada, la squadra è fatta, è chiusa, ma anche continuano a chiamare anche per Van Hooijdonk, quindi... Quindi noi abbiamo chiuso il nostro mercato, andiamo avanti. Quella di, sicuramente quella di Marco per il momento e per quello che era stato, per quello che ci eravamo detti, per le varie trattative che erano state in passato e per l'amore che gli era stato dimostrato, che lui aveva molto apprezzato, e devo dire che non me l'aspettavo. E forse perché non era mai stato un obiettivo chiaro dell'Inter, quindi ormai una volta detta di no a Milan e alla Roma, e mi sentivo abbastanza tranquillo sotto quel punto di vista, non me l'aspettavo, e come non mi aspettavo onestamente quella di Gerdi, che è stata una vendita importante per noi, per come è arrivato, per quello che ha costruito e tutto quanto, ma sicuramente mi aspettavo partenze diverse, ma alla fine sono partiti due giocatori molto importanti e in maniera inaspettata. Queste le parole di Marco Di Vaio, andiamo ad ascoltare anche quelle di Riccardo Calafiori. Ero invogliato a tornare in Italia, il Bologna mi ha voluto tanto e adesso sono contentissimo, anche se non è stato facile fare questa trattativa. Ieri Salmakers ci ha raccontato dei contatti con Motta per telefono che l'ha convinto con molta decisione a venire qui. Qual è la tua sensazione, prime impressioni sull'allenatore? Ma sicuramente posso dire che è una brava persona e ho visto già preparargli una partita e assolutamente si vede che può essere un grande allenatore, c'è tanto da imparare e niente, ogni cosa che mi dirà io sono pronto ad apprenderla, sono pronto a migliorare e ovviamente a giocare. Come ha detto anche Marco, mi sono trovato molto bene anche a fare il centrale, quindi uno dei due ruoli per me non cambia molto, l'importante è giocare e migliorare appunto. Mi sento appunto di non aver dimostrato appieno quello che posso dare e quello che posso far vedere in campo, quindi sono molto convinto di poter far bene ed è quello che voglio fare. Allora, se ho fatto il centrale a 4, sì, l'ho fatto, anche se ho fatto più quello a 3, però mi sento bene in entrambi i ruoli e per quanto riguarda le vite, come hai detto tu, non è sempre una cosa positiva quando hai 18 anni a diciamo, cominciare subito col botto in una squadra in una piazza come Roma, poi non è facilissimo mantenere il livello. Però ho visto subito nel Basilea una grande chance per poter dimostrare ancora, magari sapevo di avere più continuità, e l'ho ritrovata, adesso mi sento molto più forte mentalmente, molto più preparato e spero che sia sempre più in discesa la mia carriera. E oggi la ripresa degli allenamenti a Casteldebole, andiamo ad ascoltare il nostro Luca Pinkerle.
Si è tornata a ripopolare Casteldebole questa mattina, la ripresa degli allenamenti dopo qualche giorno di pausa, dopo la bella vittoria contro il Cagliari. Tanti nazionali che sono partiti per andare a giocare le partite di questa pausa, ma a ranghi ridotti lavora il gruppo di Thiago Motta, con qualche sorriso anche dal bollettino medico, perché i problemi fisici dei giocatori in questi giorni sembrano essere piuttosto lievi, perché Giovanni Fabian ha saltato il raduno della nazionale under 21 per una contusione al ginocchio, ma già da lunedì tornerà a correre, così come Salmakers, che aveva saltato la gara con il Cagliari, quella che sarebbe potuta essere la sua prima con la maglia del Bologna, e anche Lukasz Skorupski dà segnali estremamente positivi, soltanto un leggero fastidio alla caviglia, e ci sarà con il Verona lunedì prossimo alla ripresa del campionato di Serie A. Intanto a Casteldebole si lavora chiaramente con qualche uomo in meno, domani mattina alle 10 ci sarà seduta di allenamento a porte chiuse e poi un test amichevole sabato mattina alle 11 contro la Reggiana dell'ex Bardi, per cercare di tenere alta l'intensità del lavoro e non perdere il ritmo in vista del campionato. Dalla settimana prossima, da circa mercoledì e giovedì, ricomincerà a ricompattarsi il gruppo di Thiago Motta. Occhi sul Verona, non vuole perdere tempo il Bologna per continuare il campionato. Dunque, amichevole a porte chiuse sabato mattina con la Reggiana. Passiamo adesso al baseball. Fra poco, alle ore 20:30, si gioca a Serravalle, gara 3 fra San Marino e Fortitudo per le finali scudetto di baseball. Vediamo. È tempo di scudetto, il campionato di baseball è arrivato al gran finale, la Fortitudo già comanda 2-0. È cominciato al Gianni Falchi l'atto conclusivo della stagione, Bologna ha fatto valere subito il fattore campo, non sbagliando nulla e aggiudicandosi le prime due sfide della finale. Di fronte Fortitudo e San Marino, le due squadre protagoniste assolute negli ultimi anni del campionato di baseball. Nella storia dei playoff le due società hanno messo piedi in 4 delle ultime 5 finali scudetto e sono anche state le uniche due capaci di realizzare la tripletta consecutiva. San Marino ci è riuscita dal 2012 al 2014, la Fortitudo dal 2018 al 2020. Da questa serie i titani tornano a giocare in casa con l'intento di ribaltare il risultato e puntare a quel trofeo portato a casa nelle ultime due edizioni, anche se la falsa partenza le impone di non sbagliare più nulla. La Fortitudo Bologna dal canto suo, dopo due anni di astinenza, punta al tricolore con convinzione visti i primi due successi nella serie. Si gioca questa sera gara 3 a Serravalle alle 20:30, gara 4 domani allo stesso orario, l'eventuale quinta sabato 9, ancora sul diamante dei campioni in carica. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Sport Today, grazie per essere stati con noi e una buona serata a tutti.